per l'impegno civile, la concreta solidarietà e l'altissimo senso civico. Con queste motivazioni il sindaco ha conferito un riconoscimento simbolico a Giacomo Della Guardia, cittadino napoletano che investe liberamente il proprio tempo e il proprio denaro a beneficio della collettività. Il signore che da anni si interessa, è passato con la macchina, ha detto ma è tutto inutile. Come inutile? Se sapessi. E beh, diamoci da fare, c'era la giostrina che era completamente rotta. E dalla giostrina poi siamo andati, abbiamo messo l'acqua. La prima cosa da fare è stato mettere l'impianto di irrigazione, 100 metri di tubo con tutte le valvole, poi era pieno di pietre, abbiamo tolto una tonnellata credo di calcestruzzo, perché i vecchi lavori hanno lasciato tutto sottoterra. Abbiamo pittato i pali dell'Enel di via Piscicelli, abbiamo riparato le mattonelle per terra, ci vuole un po' di stomaco per esporsi così. In effetti questa è un'aggressione, siamo abusivi, siamo quasi dei teppisti. Siamo entrati in un luogo pubblico e abbiamo fatto di testa nostra. Non si governa la città senza la città e senza i cittadini. La cura del bene comune tradotta in azione concreta. Con un piccolo gruppo di volontari del quartiere, Della Guardia ha curato a proprie spese la riapertura del piccolo giardino della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo, inaugurato nel 2008 all'Arenella e poi rapidamente abbandonato al declino. Assieme ad altri cittadini e pagando di tasca propria, il generoso pensionato ha rimesso in funzione la struttura, dotandola di arredi e giochi per i bambini del quartiere. E volevamo farci una specie di palco e cominciare a far socializzare i bambini con delle poesie, con dei piccoli spettacolini, insomma praticamente aggregare i bambini, perché dai bambini si può ottenere parecchio. Al termine della cerimonia, cui era presente anche il consigliere dei Verdi Attanasio, è stato ripiantato l'abete che un mese fa era stato sradicato e poi rubato da un'aiuola del giardino.